tale entra affamato al ristorante. Si siede ed arriva il cameriere che gli dice: "Cosa le posso portare?" "Ah, guardi, sono affamatissimo. Ho saltato anche il pranzo. Qual è il miglior piatto che proponete del giorno?" "Oggi abbiamo un buonissimo risotto alla carne e verdure miste." "Bene, mi porti una porzione generosa, grazie." "Bene." Così attende il risotto. Passano 10, 20, 30 minuti, ma il risotto non arriva e la fame aumenta. Si inizia a guardare attorno per ingannare l'attesa e vede che accanto al tavolo suo c'è un altro cliente seduto a cui hanno già portato il risotto, ma non lo mangia. Ed è pure seduto storto. Quasi quasi pensa, prova ad allungarsi e con una forchettata assaggiare il risotto. Così piano piano si allunga senza farsi vedere e arriva con la forchetta al piatto. Ne prende un po' e lo assaggia. Buono. Quasi quasi pensa di rifarci, tanto il cliente non mangia e sembra disinteressato. Così un'altra forchettata ed un'altra ed ancora una. Ha quasi finito tutto il risotto quando con la forchetta pesca un nodo di capelli in fondo al piatto. La cosa gli fa schifo e rivomita tutto il risotto nel piatto. Al che il cliente al tavolo si accorge, si gira e gli dice: "Ha trovato anche lei il nodo di capelli in fondo al piatto?" Grazie.